Let's go! Bentornati, ovetti, su Mario Tennis Aces! Nello scorso episodio, anzi, direi anche in questo episodio, abbiamo cominciato le prove. E perché ho detto in questo episodio? Perché sto continuando direttamente dallo scorso episodio a registrare questa sezione di dialogo. Wow! Questa conversazione che sto avendo con voi, ecco, la sto registrando dopo aver separato l'episodio in due parti. Quindi adesso, prova del re, affrontiamo tutti i boss, l'uno di seguito all'altro. Yay! Una piccola cosa prima di lasciarvi al me passato. Se ogni tanto dico qualcosa che non è molto coerente, è perché appunto lo scorso episodio e questo episodio prima erano un unico grande episodio. Quindi vi chiedo di perdonarmi. Detto questo, prova finale contro i boss. Dimostra la tua abilità sconfiggendo tutti i boss. Oh? Ho il fortissimo sospetto che qui bisogni anche conservarsi tutto, e per tutto intendo racchette e cose varie di questo genere. Io non mi ricordo neanche come ho fatto a battere alcuni boss. Anche perché, come si chiama? Lo specchio, per fare un esempio, era qua, ok? Lo specchio, per fare un esempio, era... bisognava ascoltare una cosa nell'orecchio. Oh, giusto. Dovrei schivarli teoricamente questi cosi io. Ah, devo schivarli di lato però a quanto pare, perché non so giocare. Ma a quanto pare il cronometro va al contrario, quindi è semplicemente un test. Ok, quindi semplicemente posso anche fallire se non perdo le racchette, ovviamente. Ora, perfetto. Oh, ho sbagliato tantissimo. Comunque sì, hanno... No. Ciao, se non ho problemi di tempo, vai così, lancia una pallina normale. Devo vedere più che altro se posso conservare un po'... Bam, se posso conservare le racchette andando avanti, perché adesso la racchetta rossa si vede che ha meno vita. Oh sì, se ha meno vita. Quindi basta stare attenti. Schiudiamo, ok, ancora. E ancora. Ricordo fortunatamente Pipino Piranha, perché ho dovuto rigiocare a questo gioco, almeno contro Pipino, per vedere una cosa o due. Ma adesso ci interessa davvero poco. Ok, abbiamo l'ultimo punto vita della pianta piranha. Cerchiamo di fare bene tutto quanto. Perché lo dico in questo tono non lo so neanch'io. Abbiamo però abbastanza carica per... Stavo per dire per non perdere. Ok. Vabbè, non importa. Ripeto, non importa. L'importante è colpire Pipino con questo attacco. Oh, giusto. Non devo fare l'attacco speciale. Basta premere il pulsante. Mi ero dimenticato di questa piccolezza. Ok, R. E smash. Allora, vediamo un po' se ho ragione. Intanto non c'è nessun record da battere. Mi refresh la racchetta, oppure devo andare avanti con la racchetta mezza rotta? Perché se è così... oh mio Dio, quanto ci metterò. Eccoci qua. Ah, non era quello. Comunque sì, la racchetta resta così, quindi devo stare ancora più attento. Vai così, perfetto. Ce la posso fare, forse. Ah, in effetti questo non è lo specchio. Wow, mi ero completamente dimenticato che questa non è il livello dello specchio strano. Fortunatamente. Ok. Ok, ah, devo premere il pulsante R e vai così nello specchio. Ah, devo fare mea culpa. Ok, riuscirò a battere i boss stando attento alla racchetta, ovviamente. Tanto, a quanto pare non c'è nessuna penalità per sbagliare alcune cose, quindi non ho problemi. E vai così. Perfetto, colpita la regina Miraggia. Ora devo però evitare i colpi. Allora vai, venite qui, miei cari colpetti. Oh, giusto, sono molto veloci. Mi ero dimenticato di questo. Pensavo si potessero schivare un po' come abbiamo schivato anche altre cose prima. Oh, stavolta l'ho schivati, eh. Ok. Perfettissimo, direi. Ok, dai. Forse ce la posso fare.
Altro specchio? No, a quanto pare restano due specchi. Non ne usciva un altro, tipo? Ah, no, giusto, giusto, non era quello. Ora... Oh, oh, va bene, sì. Sì, sì. Mi sa che... Mi sa che raggiungerò le... Com'è che si chiama? I 999 secondi. Qualcosa del genere, dai. Ma non importa se questo video viene abbastanza lungo. Pensavo di farlo di due video, a quanto pare non serve. Vai così, perfetto. E... Scadonf. Ah, devo prima rompere quello, giusto. Poi fare così. E poi lo scadonf. Perfetto, manca solamente un colpo. Ci sono quanti boss? 4 mi sembra. Sì. Ok, ora devo solamente stare attento. Mi spiace, stavolta le cose me le aspetto. Oh! Disse quello che è appena stato colpito, ma a dettagli. Scendi giù, perfetto. Divano letto. Ah, ora mi seguono, giusto. Ok. Meglio fare così, in modo da non avere problemi e avere la carica al massimo. Dai, ultimo colpo per la regina Miraggia. Bam. Mi sa che adesso la maggior parte saranno colpi caricati, quindi devo comunque rischiare la rottura della racchetta. Ok, vai così. E poi finché abbiamo ancora la racchetta di ghiaccio, mi sa che va comunque bene. Quando, già quando perdiamo quella di ghiaccio, potrei essere in grossi guai. Quindi questa missione non riguarda solo lo stare attenti, ma anche il conservarsi le racchette. Ok, perfettissimo. E vai così. Saltiamo e uno. Saltiamo e due, per forza. Saltiamo e tre. No. Nope. Ma forse così. Ok, dai, punteggio 318. Mi sa che continua il punteggio. Se non perdo, ovviamente. Yay, ricordate questo? Oh, io me lo ricordo questo. Cos'era? Era un golem di ghiaccio. Oh! Ehi, l'abbiamo visto in Super Mario 64 questo boss. Ve lo ricordate? Come si chiama? Mi ricordo, va bene. No, aspetta, che riprova? Indietro, ok. Sì, ve lo ricordate? Io me lo ricordo tantissimo. Oh, l'ho sconfitto in 3 millesimi di secondo in quel gioco. Fatto bene a schivare. Fatto troppo bene a schivare. Ok. Ah, posso anche attaccare con questo attacco con A, giusto? Stavolta il pulsante A mi sa che conviene un po' di più rispetto alle altre cose. No, sbagliato, sbagliato. Mea culpa, mea culpa. Ogni volta che c'è l'opportunità di fare un colpo speciale, devo fare il colpo speciale. Quindi è normale che sia così. Ok, e... rimbalzo sulla mano. E poi... rimbalzo sull'occhio. Perfetto, fuori un punto vita. Ora si è arrabbiato, non mi ricordo che fa però per contrattaccare. Ah, giusto. I cubi di ghiaccio, che sono abbastanza pericolosi in realtà. Questa è tutta quanta la mia esperienza in Super Mario, che non è Super Tennis Aces. Mi dimentico sempre che non è Super, ma non importa. Ok, dai. Fase 2. Fortunatamente abbiamo ancora la racchetta rossa. Ma disse quello che sta per essere schiacciato. Ok. Il problema è che devo comunque guardare la mano. Oh 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 no, it didn't. Lo so, devo comunque guardare la mano che mi colpisce. Inoltre anche la mano che non mi colpisce. Quindi è un po' un problema. Tu vai via. E due volte? Va bene, due volte sia. Tre volte? Assolutamente no. Addio. Perfetto. Manca solamente un colpo. Ce la posso fare? Il video dovrebbe venire in meno di 40 minuti. Se non mi sbaglio, ovviamente. Quindi, vai così. Devo solamente ricaricare il potere. Ok. Però, ehi, io vi ripeto, la modalità avventura prima doveva essere semplicemente un modo per imparare a giocare al gioco. Adesso a quanto pa... ed era anche un po' unfair, ma... Ehi, io l'ho giocata nella 1.0, quindi so bene quanto unfair possa essere. Guardate il mio let's play di Super Mario Tennis, senza super! Dovrò metterlo come un... Oh, bene. Dovrò metterlo come tipo descrizione del video. Il non super... Mario Tennis Aces, qualcosa del genere. Non ci vedo. Ok, non posso contrattaccare. Non posso. Seriamente non posso. Ho troppa poca carica. Lo so, l'ho fatto apposta. Tanto, se non ci sono penalità, se non è tempo da perdere, tra virgolette. Ok. Vai così e smash. E ancora. Super.
Smash Brothers! Aspetta. Ultimate! Ok, allora, due boss, giusto? La statua e Lucigna. Oh no, mi ero dimenticato del calamaro gigante. Allora il video potrebbe davvero venire molto lungo. Bene, potrei averlo diviso in due allora. Probabilmente no, ma non si sa mai. Meglio sempre aspettare tutto quanto. Non posso schivare. Vabbè, a quanto pare no, ma non ci importa. Ok. Ok, va tutto quanto bene. Dai, manca poco. Il calamarcio, se non sbaglio, l'ho trovato abbastanza complesso. Vabbè, sì. Oh, ora. Oh no, troppo presto, dannazione. Proprio perché le palle speciali davano problemi. Ma io posso schivare così? Sì, allora perché non me lo faceva fare? Ah, dai. Ok. Quindi mi sa che useremo la... Useremo... Ok, dicevo, la racchetta di ghiaccio per il boss finale. Non che la cosa mi piaccia così tanto, ma non ci posso fare nulla. Ok, boom boom. Ancora? Sì. Giusto? Sì. Wow, ho schivato. Il punto è che non posso cliccare il pulsante R così a... Cavolo. Quindi devo stare attento. L'altro tentacolo forse? Sì. E adesso. Perfetto, pensavo fosse quello dietro. Mi ha un po' ingannato, ma non importa. Vai, smash. E cominciamo. Vai così. Penso che devo vedere prima la luce sotto. Sì, devo vedere la luce sotto, altrimenti non funziona. Ok. Se siete vicino alla luce, è un po' strano, è molto strano detto così, dovreste stare a posto. Vai, per favore, vieni, sparami da me. Va bene, faccio io così. Va bene così? Perfetto. Quindi dovete... No! Lo sapevo che sbagliavo, dannazione. Non volevo colpirlo in quel modo. E vabbè. Ah, aspetta. Abbiamo... Perché abbiamo quella cuscio? Ho sbagliato qualcosa nell'ordine, mi sa. Dannazione, mea culpa. Ah, vai. E vai così con lo smash. Ah no, aspetta. La racchetta di ghiaccio è la terza racchetta più forte. Quindi quella guscio è meglio di quella di ghiaccio. Perfetto. Pensavo che fosse peggio, quindi buon per me. Wow. Come ho fatto non lo so neanch'io, ma non me lo chiedo, quindi va bene. Il calamarcio. Wow. Come ho fatto a colpire il... Ah, vabbè. Se non abbiamo... malus per colpire o per essere colpiti, l'importante è non rompere tutte quante le racchette. Quindi vai così. Ok, quindi sì, mi sa che il video o lo divido in due parti oppure potrei avere qualche problema di caricamento. Se supero i 50 minuti di sicuro lo divido in due, tanto per dire. Ok, adesso. Ora, perfetto. Quindi l'importante è stare attenti. Così. Ecco, perfetto, ho capito il tempismo almeno per il calamarcio, quindi vai così. Ok, va benissimo questo. E questo. Certo, fossi più bravo potrei anche contrattaccare senza usare la velocità intensa, ma a quanto pare... No, non ci casco, ok. No! Ok, vai. Adesso. Ok, perfetto. Un solo colpo manca. Non fare il colpo speciale, anche se... Ope, perfetto, nice. Pronti al colpo di grazia per il calamarcio? Io sono prontissimo. Smash! Ed eccoci arrivati al dessert. E dopo ci sarà l'ammazza caffè. Quindi l'importante è colpire queste palle qua e respingere tutto quanto. Ok, non sembra troppo complesso. No. Ah, dannazione, ce la potevo fare, eh? A colpirle tutte e tre, ma a quanto pare no. Ok, perfetto. Dai. Attenzione al laser della morte. Stavolta mi ricordo del laser della morte. Voilà. Ok, perfetto. E adesso... Ora! Perfetto. Manca solamente una sfera di fuoco. Mi ricordo bene o male come combattere contro la statua di Bowser, ma devo comunque stare attento. Per questo devo stare attento.
Perché se non vedo dov'è la stella... Perfetto, potrei avere qualche problema. Ah, certo, avrei potuto anche tagliare tutto quanto, visto che abbiamo già fatto queste battaglie boss. Però, ovviamente, la prova principale è appunto colpire tutti quanti i boss e sconfiggerli uno di seguito all'altro. Quindi sono proprio messo bene. Allora, voglio fare così. Oh, perfetto, dai. Perché se riuscite a respingere tutte quante le palle, non dovreste avere praticamente quasi nessun problema. Ok, vai, ancora tre. Vai. Nope. Ok, perfetto. Ora dovrebbe fare altre tre palline. No! Ma non ho fatto in tempo. Non ti ascoltare però, Mario, eh. E nel senso, per chiudere tutte quante le sfere di fuoco, palline di fuoco, come volete chiamarle, guarda. Non comincerete il nuovo ciclo, insomma. Times. Top. Perfetto. Vi ricordo che nella modalità avventura sono anche molto più lascitivi. Molto più bravini, insomma. Con tutto quanto, e per tutto quanto intendo, vi danno più chance di evadere il colpo se il colpo è speciale. Ok, dai. Vai così, perfetto. Dopo lui ci manca solamente un boss, eh? Oh! Pensavo di essere stato colpito, a quanto pare no. Meglio tenersi il colpo di grazia speciale per occasioni più speciali. Ok, perfetto, vai. Davvero? Bene. Ok. Ok, perfetto. Ok. Ok, e io non ce l'ho fatta, ma era normale, dai. Devo solamente sperare che non faccia questo. Però, ehi, l'ho respinto, quindi buon per me. Ok, oh, io! E mi ha preso. O meglio, ha... mi ha fregato, non mi ha preso. Poteva prendere? Sì, tantissimo. Ho una paura di questo raggio laser perché sembra essere molto più pericoloso di quello che non sia. Time! Stop! Perfetto, non devo rompere assolutamente la racchetta Koopa perché ci serve troppo più tardi. Eccolo! No! Come ho fatto a schivarla? Ah, dannazione. Non ho premuto il pulsante R bene, mi sa. Ok, dai, rifacciamo. Meteorite! Ok. E eccola qua, me l'aspettavo stavolta. Quindi, colpo di grazia. Ovviamente siamo contro Lucignoser. Oh, mi ricordo di questa missione. Oh mio Dio, mi ricordo di questa. Oh mio Dio, mi ricordo di questo coso. Ok, perfetto. Devo stare attento alle sfere. Ributtare la palla dove vengono le sfere è un po' complessa come cosa se non sapete bloccare i colpi intensi. Quindi vai così, con la più grande attenzione di questo mondo. Noi colpiremo e noi forse vinceremo. Oh oh, la mia cool. Perché sto sbagliando tutto quanto? Ok, vai. Ok. E l'ultima in alto. Perfetto. E adesso? Ah, non era l'ultima. Vai. Ora devo stare attento perché se non sbaglio devo semplicemente fare A. Oh. Ok. Battaglia alla Ganondorf. E vai così. Bene. Lucignoser. Oh, mi ricordo di te, mio caro. Il problema erano anche questi qua, perché se non sbaglio era a tempo e io ho finito con pochissimo tempo rimanente. Ma se il problema è il tempo, stavolta non lo è. Anche se vi ho detto, ehi, supererò di certo i... Ok, i 999 secondi, quindi non è un grosso problema. Me l'aspettavo, insomma, me l'aspettavo. Ah! Ho fatto la schivata, ma a quanto pare, secondo il gioco no. Ok, vai. Mi spiace. Oh... Oh! Ok, perfetto. Vai. Cambiano tutti quanti di postazione. Mi sa che devo premere B per fare... Sì, attacco basso. No, non ho tempo. No, no, non ho carica. Non ho abbastanza carica. Non posso farci niente. Yeah, ho superato i 1000 secondi. Non posso. Mandamene una normale, di grazia. Ok.
No, eh sì, magari. Magari però riuscissi a usarla bene. Forse così? No. Ok, adesso che hanno cambiato disposizione, dovrei riuscire a fare qualcosa. Dovrei riuscire a fare qualcosa. Disse quello che non sta riuscendo a fare. Non ci capisco più niente. Ok, no, non posso fare niente. Devo aspettare un secondo. Anche se perdo secondi, devo per forza aspettare un po' più di un secondo. Va bene? Tentarlo non ce l'ho bloccata. Ok. Se sto tranquillo, posso respingere i colpi anche così. Perfetto. Così va bene? Direi di no. Da qua forse sì. Oh, beh, si mette al centro. Ok, perfetto. Allora, Lucignoser, secondo colpo. Vai. Ganondorf. Beh, sì, magari però. Ma fare un The Legend of Zelda Tennis Aces avrebbe senso, perché Ganondorf, sapete com'è. E adesso che ho citato Zelda, sicuramente qualcuno... Ah, ma perché non porti Zelda? Vabbè. Oh, giusto. Com'era questo? Ah, non era niente. Era semplicemente evita i colpi. Però nessun problema. Dai, abbiamo solamente l'ultimo punto vita da togliere a Lucignoser. E poi non dovrei avere problemi. Perfetto, schivato. Ora devo solamente schivare gli ultimi colpi. Come ha fatto a prendermi, lo fa solamente lui. Così? Ah, per poco, dannazione. Ma non importa, dai. Ora. Ok. Mi sto cercando di... O meglio, sto cercando di concentrarmi il più possibile, ma non ne sono tanto sicuro. Perché potrei perdere una delle racchette più belle di questo mondo, ossia una racchetta fatta con un guscio di cupa. Che potrebbe essere un po' macabra come cosa, in effetti. Ma... Oh, troppo presto. Ok. Ma ormai siamo praticamente arrivati alla fine. 40 minuti, eh? Non ne ha fatto male. Oh, giusto, più veloce. Ops. Dai. Dai. No. Ok, con il pulsante A è meglio, a quanto pare. Sì, però... Adesso, vai! Colpo di grazia! Finish! Grado D? Mi interessa? Ovviamente no! Il record era 2000? Wow, ho comunque fatto molto bene! Buon per me, buon per me! Intanto ovviamente level up del livello 34, che non ci interessa, perché adesso voglio semplicemente vedere che succede ora che abbiamo superato la prova del re. Ora siamo noi il re di Solaris? Boh. Tu che hai superato tutte le prove, sei diventato un autentico re del tennis. Usa questo potere per mantenere la pace nel mondo intero. Hai ottenuto una copia di Lucignoser. Quanto lo sapevo! Per aver completato quest'area, ora puoi giocare con Mario che impugna questa racchetta in modalità multigiocatore e nei tornei. Ok, è in sintesi un trofeo per indicare che avete completato la prova finale. Quindi, nice, vediamo un po', si può anche usare qua, per caso? Oppure... No, ok. Bene, quindi abbiamo la racchetta malefica nel palmo della nostra mano. Quindi, l'intento principale di Lucignoser di dare la... Beh, di dare se stessa a Mario ha funzionato? Forse? Ok, ovviamente usciamo dalla modalità avventura. Non proverò la racchetta Lucignoser, ma voglio un attimo controllare se si può effettivamente. Non è multigiocatore, è. Guardate, io farò un episodio di sfida in cooperazione, perché voglio assolutamente giocare almeno a un episodio con questa modalità. Però adesso proviamo un attimo un torneo contro la CPU. Fungo. Vediamo un po'. Mario con la racchetta di Solaris, eccolo qua. Non credo cambi nulla, è solamente estetica come cosa. Vabbè, non importa. Io vi saluto quindi, e nella prossima ipotetica parte di Super Mario senza Super Tennis Aces faremo un po' di cooperazione. See you next time, baby!